Immagino che curassi molto l'alimentazione, fossi molto attento a tutti questi piccoli dettagli. Guarda, ti racconto un aneddoto. Mi hanno invitato a un convegno sull'alimentazione ad Avellino anni fa. Avevano invitato un sacco di medici, tutti specializzati sull'alimentazione. Allora, ognuno nella relazione spiegava cosa 22 grammi di carboidrati prima dell'allenamento, 36 dopo l'allenamento, 15 grammi di polase durante i pasti, quindi spiegavano tutti questi fabbisogni prima, dopo l'allenamento. E mi ricordo che a quel convegno, quando arrivai, tutti amici miei, no, si salutavano, ah, come va, tutto qua, bo, bo, bo. E questi si erano creati una professione su questo modo, no, di spiegare e indicare. Arrivai, io feci la mia relazione e dovevo spiegare l'alimentazione quando stabilì i record del mondo a Città del Messico. Quella settimana io stabilì 12 record tra mondiali, europei e nazionali. Allora, quando partiva la squadra azzurra, si portava dietro una forma di parmigiano reggiano, pasta italiana e dei pelati, scatole di pelati. E quindi noi mangiavamo, abbiamo mangiato lì per 20 giorni, pasta al pomodoro, col parmigiano che tu tagliavi la forma, diventava due mezze forme, tu prendevi il parmigiano, lo grattugiavi, condivi, poi come terzo il formaggio, il parmigiano. Una fetta di carne, acqua, minerale, perché lì l'acqua fa male, e noi per 20 giorni abbiamo mangiato così. Verso la fine erano il parmigiano all'interno delle due mezze forme era finito. Allora, per condire la pasta, tu cucinavi e buttavi la pasta nella mezza forma. Era più saporita. Era più saporita. Diventava più saporita. Allora, ho raccontato questa esperienza, finito il convegno. Non mi ha salutato più nessuno.